tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ho gli occhiali da sole, il che è veramente un evento. Un evento, ragazzi, penso che la prossima video con gli occhiali da sole lo faremo ad aprile. Vabbè, scherzo, cioè, neanche tanto, perché dove abitiamo noi l'inverno il sole è veramente una rarità. Quindi ce lo godiamo tutto e ci godiamo gli occhiali da sole. Papà, tu ce l'hai gli occhiali da sole? Sì, anche papà c'ha gli occhiali da sole, bravo. Bravo, si è ricordato. Allora, oggi giornata speciale. Intanto è mezzogiorno, ho iniziato a vloggare adesso perché abbiamo fatto tardi stamattina, perché ieri sera siamo andati a letto tardissimo e niente, stamattina ci siamo svegliati tardi, abbiamo fatto con molta 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 calma perché è domenica ed è giusto così. Il fatto è che noi non abbiamo fatto la colazione, purtroppo, ahimè, e adesso il papà mi stava chiedendo se era il caso di farla o saltarla. Io direi di saltarla a mezzogiorno. A mezzogiorno non si fa la colazione, cioè a mezzogiorno si pranza. Noi ci abbiamo tutti gli orari sballati. Pranziamo alle 3. No, non è vero che pranziamo alle 3 oggi. Vabbè, non lo sappiamo, i bambini ovviamente hanno fatto colazione, ma anche loro l'hanno fatta tardi, erano le 10:30. Detto ciò, allora oggi è giornata speciale, non vi spoilerò niente, però oggi pomeriggio andremo a vedere un concerto, sì, una specie di concerto in realtà, e vedrete dopo. Intanto adesso il programma della mattinata, cioè della mattinata, di quel poco che ci resta della mattinata è fare una passeggiata ovviamente con i bambini e andare a comprare un paio di tute per uscire per i bimbi, perché visto che è venuto un po' più freddo, i bambini finora li ho sempre vestiti quasi sempre con i jeans, abbiamo bisogno adesso di sostituire i jeans con qualcosa di un pochino più pesante anche in vista dell'inverno, quindi andiamo a vedere se troviamo un paio di tute, una per lei e una per lui, o forse anche di più, non lo so, vediamo quello che troviamo, vediamo quanto costano, vediamo se ci piace qualcosa. Ovviamente dopo vi faccio vedere tutto. Ovviamente tappa fissa ai giochi. Che carina questa canzoncina. Ci sono gli animaletti che si muovono. Bello. Il leone. Quello che abbiamo comprato, abbiamo trovato qualcosina. Allora, prima vi faccio vedere quello che abbiamo preso per noi e poi quello che abbiamo preso per i bambini. Abbiamo preso questo tappetino perché ci serve da metterlo davanti alla porta, perché quello che avevamo, non davanti alla porta fuori, davanti alla porta dentro, perché quello che avevamo si è rovinato, e questo qua noi usiamo praticamente quando entriamo in casa, toglierci subito le scarpe, perché in casa evitiamo di camminare con le scarpe per questioni di igiene, insomma, e poggiamo le scarpe proprio davanti alla porta sul tappetino, che è questo. Mi piace un sacco come fantasia e anche come colore, abbastanza classico. Poi papà, sì, l'ha comprato papà, sentite Camilla. Allora, poi aspettate un attimo perché qua c'è... Ah, poi abbiamo trovato la stella per la punta dell'albero di Natale, che l'anno scorso non abbiamo comprato, non l'abbiamo trovato in realtà, perché abbiamo comprato tutti gli addobbi in ultimo e questa non l'abbiamo trovata. Quest'anno, eccola qua, metteremo questa. Seguiteci perché a breve faremo l'albero di Natale con i bambini e ovviamente vloggeremo e vi faremo vedere. Oh, oh, perché sta per arrivare Natale. Allora, sta per arrivare Natale e anche Babbo Natale, ovviamente. Quindi, poi questo vi interessa poco, ma è praticamente un sottoporta per gli spifferi. Vabbè. E adesso vi faccio vedere quello che abbiamo preso invece per i bambini. Dunque, abbiamo preso per Camilla un completino felpato, un pochino, diciamo che è abbastanza comodo perché è una sorta di tuta, ma è abbastanza carina per uscire. Allora, questa è la magliettina,
ha il cappuccio col pompon, wow, e ha praticamente il cuoricino di peluche e questi disegni con i brillantini. Spero che riusciate a vederlo bene perché c'è tanta luce e c'è un bel sole stamattina. Bellissimo, questa è la maglia. E il pantalone invece è un semplicissimo leggings che però ha questo dettaglio alla fine, quindi sempre brillantini che riprendono la maglietta, il fiocchetto, wow, ed è tutto felpato, quindi sono molto contenta perché in vista dell'inverno ci servirà. Poi abbiamo, ah papà, non ce ne siamo accorti, la tuta che abbiamo comprato, anche la magliettina. Adesso aspettate che vi faccio vedere. Per Maurizio abbiamo preso una tuta, non ridete perché io stranamente Maurizio, a me piace vestirlo di rosso, ma non è che lo vesto sempre di rosso, è che in realtà trovo spessissimo solo cose color rosso per lui. Ma io sono contenta perché a Maurizio secondo me sta molto bene questo colore. Quindi, allora, questa è, abbiamo preso anche per lui una tuta per uscire, con gli smile, guardate che carina. Allora, ha il cappuccio, ha la maglia rossa con il bordino blu e ha il pantalone blu, che è questo qui, con, adesso si è riempita di brillantini di Camilla, ma va bene, con la, il dettaglio che si abbina alla maglia. E la cosa che non avevamo visto, e ce ne siamo accorti adesso, cioè io me ne sono accorta adesso, è che ha anche la magliettina abbinata da mettere sotto la tuta, che tra l'altro è felpata anche questa, guarda, che carina, wow, non me ne ero accorta che c'era la maglia sotto, guardate che bella, wow. Mi piace un sacco, è troppo spiritosa, troppo carina. Vabbè. E adesso io non so se rende l'idea, però è comunque è tutta felpata, anche questa, un po' più leggera, ma felpata anche questa, quindi sono contenta degli acquisti. Le tute erano in offerta entrambe, quelle di, sia di quella di Camilla che quella di Maurizio, e le abbiamo pagate, anziché 16,99, 11,49 euro, una roba del genere. Invece il tappetino l'abbiamo pagato 4,50 euro, cioè proprio una roba, proprio economica, e questo era in super sconto a 2,50 euro, quindi acquisti consapevoli. Questo era quello che praticamente costava di più tra le varie cose, no dai, 4,50 euro, ma è una cosa che ci serviva, quindi siamo ben contenti di aver fatto tutti questi acquisti. Adesso siamo arrivati, papà aspetta la macchina, quindi bambini, dobbiamo uscire dall'auto, siete contenti? Adesso hanno delle facce un po' strane, secondo me sono un po' stanchi. Avete fame? Camilla dice sì. Mauri, hai fame? Sì, anche tu hai fame. Ok, allora andiamo subito a casa a preparare la pappa e ci vediamo oggi, perché oggi andiamo al concerto di... Dove andiamo oggi? Al concerto di... Pappa, no, adesso andiamo già alla pappa. Oggi andiamo al concerto di Cristina D'Avena, quindi seguiteci, ci vediamo dopo, ciao! Andiamo a ballare. Andiamo a ballare. Mamma. Andiamo a ballare. Sì, così. In auto, andiamo a ballare. Sì, 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 facciamo così. Vuoi ballare tu? Andiamo a ballare. Sì. Ok, allora andiamo. Andiamo? Dai, verso il cancello che andiamo. Dai, Mauri. Stiamo aspettando, c'è tantissima gente, io non so se riesco, no, non riesco a farvela vedere perché sono in auto. Bimbi, fra un po' balliamo che si inizia la musica, sai amore? Mauri, fra un po' inizia la musica,
purtroppo inizia la musica e balliamo. Stiamo aspettando che venga fuori, così almeno con un po' di musica ci intratteniamo un attimo, perché abbiamo fatto un po' di giostrine, però adesso basta. Speriamo che esca subito. Ok, per farvi capire la confusione, voilà, il palco è lì in fondo a qualche parte, lì. C'è un sacco di gente. Non ci avviciniamo ancora perché non vorremmo essere troppo in mezzo alla confusione con loro. Quando arrivo a zero vorrei sentire un urlo, come mi viene, ma sempre meno. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Perché c'era il taglio della torta del centro commerciale, quindi non si è fermata con i fan, e nel frattempo loro erano veramente distrutti, quindi si sono decisamente addormentati. E io direi che a questo punto vi saluto, perché adesso ci dirigiamo verso casa, perché si è fatta sera, andiamo a preparare la cena. Ci siamo divertiti moltissimo, io ho fatto un tuffo nel passato, perché è stato veramente siccome ritornare indietro nel tempo, perché le canzoni di Cristina D'Avena sono proprio della mia epoca. E è stata una piacevole pomeriggio, e grazie a tutti per averci seguito fin qua, e vi aspettiamo nel prossimo video. Un bacione anche dai miei bimbi addormentati. Alla prossima, ciao!